Dopo il pallone d'oro di YouTube, di TikTok e delle ragazze, siamo qui per chiudere il cerchio con l'ultimo pallone d'oro. E bella a tutti ragazzi, siamo i Pirlas V, benvenuti nella prima edizione del pallone d'oro di Twitch Italia, il torneo che determinerà chi è lo streamer più forte a calcio nel 2022. E mi raccomando raga, iscrivetevi al canale qua sotto, perché se vi iscrivete in tanti, presto organizzeremo la seconda edizione del pallone d'oro di YouTube Italia, in cui Off Samuel cercherà di difendere il titolo. Spaccate il tasto di iscrizione qua sotto. Ma tornando a questo torneo, oggi vedrete i quarti di finale, mentre semifinali e la super finale le vedrete nei prossimi video. Ma adesso passiamo ai fatti. Presentiamo gli 8 partecipanti al pallone d'oro di Twitch Italia 2022. Sono il Gabrone e sono qua per mettercela tutta. Non ho grandi capacità nel football, ma comunque ci metterò tanta foga agonistica. E poi c'è un coach che è già vincitore di una passata edizione, quindi... Ciao ragazzi, sono Luca Campolunghi. Carichi, bravo! Buongiorno ragazzi, sono Grimbaud, sono qua per vincere il pallone d'oro, lo vincerò di sicuro. Grazie a Jody che è qua con me. Non ha mai toccato un pallone di calcio, ma sarà un gran coach. Sì, perché io sono il più grande motivatore di questo bislungo. Sì. Ciao ragazzi, sono Fren, sono qui al pallone d'oro di Twitch per imitare al meglio Felipe Melo. Qui con me c'è lo squalo più grande del web come mio coach, Davide Rubino, e siamo qui pronti per uscire alla prima partita. No, che cazzo, sono venuto per vincere, che cazzo dici? No. Siamo qui per rompere l'ano a tutti quanti, Family Fendi. Ciao ragazzi, sono Blur, sono qui al pallone d'oro di Twitch per onorare la competizione e per divertirmi. Con me c'è Manux. Sono il coach del re di Twitch, tipo, quindi boh, cioè anche se perdiamo abbiamo già vinto, cioè. Ciao, sono Chris, sono venuto al pallone d'oro di Twitch sulla chiamata del mio mister Andrew. E no! Cosa no? Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Ciao ragazzi, sono Penguin, sono venuto qui al pallone d'oro di Twitch. Un consiglio, non puntate su di me. Lo dico già, il Penguin vincerà il pallone d'oro e alla fine vi dirò. Che vi avevo detto? Che vi avevo detto? Non lo so. Però va bene, ci proviamo. Ciao ragazzi, sono Murad, sono qui perché gli mancava un giocatore. Gioca a basket, non ho il talento, ma il coach. Siamo qua per divertirci, ma soprattutto, già che ci siamo, ci portiamo a casa il pallone d'oro, se no restavamo a casa, come ho già detto. Ciao, sono il Pipega e oggi proverò a vincere il pallone d'oro di Twitch Italia, e con me ho il pallone d'oro di YouTube Italia che mi aiuterà e mi coacherà. Pippo, io l'ho già vinto, ora sta a te compiere questa grande impresa. Hai di fronte grandi avversari, ma noi non temiamo nessuno. È arrivato il momento dei sorteggi. Come potete vedere, tutti i giocatori sono lì radunati e attendono solo di conoscere il nome del loro avversario. Prima di tutto ci teniamo a specificare che avremmo voluto invitare anche Zano, però sappiamo del momento che sta vivendo, per cui gli facciamo tutto in bocca al lupo, e se mi stai ascoltando sappi che per la prossima edizione sicuramente ti chiameremo. Un bocca al lupo da tutti noi. Però ragazzi, non sarò io a sorteggiare, non sono abbastanza degno. Facciamo entrare l'arbitro di questa competizione. Attenzione, è proprio lui. È lui. Attenzione. Arbitro, lei è in ritardo, eh. Con riso del pollo, su. Signor arbitro, è quella partita? Allora, ascoltatemi bene, bianchetti. Io non so chi cazzo siete, ma non ne frega un cazzo. Per me siete bianchetto numero 1, bianchetto numero 2, bianchetto numero 3. Conosco solo te perché mi stai facendo perdere gran schedine. Però per il resto non avrò pietà. Gioco pulito e sporco al suo tempo. Allora arbitro, peschi il primo nome di questi quarti di finale. Attenzione, è il primo nome. Frene sarà il primo a scendere in campo in questo pallone d'oro. Allora vediamo, Frene, chi incontrerà? Il Gabrone. Mamma mia che scontro. Prossimo scontro, secondo match, Blur. Mamma mia. E questo è il nome che tutti sicuramente vogliono evitare. Allora vediamo chi sarà il malcapitato. Il Penguin! E allora, attenzione, sarà Frene contro il Gabrone, Blur contro Penguin. Adesso andiamo col terzo scontro di questo torneo. La Way TV. Tocca la Way, che sarà allenato da Omiatol. Vediamo chi affronterà. Sarà la Way contro Murride. Di conseguenza abbiamo anche già il quarto scontro, che è Grimbaud contro il Pipega, che è qui per rappresentare Pirlas V. E allora ragazzi, scontri molto bollenti, adesso iniziamo con la prima sfida, ovvero Gabrone contro Frene. Capo, ricordati tutto quello che t'ha detto, tutto, parola per parola, non lo devi lasciare.
se ti ho scelto è perché so che tu puoi vincere, c'hai foga agonistica, cattiveria, voglia di vincere, voglia di fare. Sempre appresso, sfonnalo e vinci sta partita. Vai capo, dai che vinciamo. E allora sta per cominciare il match d'apertura di questo pallone d'oro di Twitch. Le regole sono sempre le stesse come negli altri palloni d'oro. Per vincere la partita bisognerà fare 5 gol. E adesso passo la parola a un telecronista d'eccezione. Dal Pirlas V Stadium, una buonasera da Maurizio Compagnoni. È il primo match e subito Frene contro Caprone con i suoi coach Luca Campolunghi e Rubino. È tutto veramente pronto. Ecco qua il grandissimo Pirino con il pallone d'oro. Partiti! Subito il Caprone che prova ad avanzare. Vai Lazzaro! Stai addosso, bravo, stai addosso! Incredibile l'agonismo che c'è in campo. Chiede anche l'interruzione dell'arbitro. Già è già successo di tutto nei primi secondi. Fallo. Si riparte dopo un inizio vigoroso da parte di entrambi. Vediamo il Caprone nel cerchio di centrocampo. Non lo fa ragionare. Si porta il pallone sul mancino il Caprone. Fa la sponda. Adesso dobbiamo frenare e riuscire a conquistare il pilota del pallone. Tiro. Subito Frene. 1-0. Sfrutta l'indecisione offensiva da parte del Caprone. Dai, gioca, riprende. Si riparte 1-0 Frene quindi in questo primo match del pallone d'oro di TikTok. Questo ha messo il pullman. Dai, che è una delle tue. Gioco di fisico da parte di Frene. Oh, wow! È tutto buono, dice l'arbitro Isaac. L'arbitro non interviene. Ma è tuo, capo. Lascia per terra. Forse fallo. Attenzione. Mi stai facendo dire, voglio tirare fuori un cartellino, occhio! Mamma mia, che ritmi ragazzi, qui da bordo campo si può percepire tutta la competizione e la voglia di vincere ragazzi, nessuno dei due scherza, si stanno picchiando letteralmente, attenzione Gabrone allora! Prova ad aiutarsi con la sponda, il Gabrone che prova questo numero, si è ingabbiato da solo il Gabrone, poi Frene, si difende, veramente, un carraio, tira il palo! Incredibile il Gabrone, vicinissimo alle gole del pareggio! Sono passati 3 minuti e sono già per terra. Attenzione, all'aria il destro del Caprone. Poi ancora Frene. Si gira. Il destro e tiro a rete. 2-0, cinico. Mamma mia, che giocatore. Sarà la maglia di Blur che gli dà tutta questa forza. Non lo so, attenzione però. Un Caprone già stanco. Sei vivo, bro? No. Sei, dai, puoi recuperare. Attenzione, non è finita. Si riparte, sempre 2-0 per il Frene. Se la sposta sul destro, il tiro, la deviazione. Bravo Gab. Attenzione ancora nella conclusione, il rimpallo. È fisico, Gabbo. Frene, è solo, il tiro, rete. 3-0 e pausa. Senza pietà Frene. Grandissimo primo tempo del mio uomo. Oh, sembra che siamo usciti da UFC, ma... Fai il suo gioco, aspettalo, lasciagli la palla a lui e riparti. Lui è fermo, non corre. Gab, fai vedere chi cazzo è il re. Dai. Beh, sicuramente non Frene. Si riparte. Frene che mette il pullman davanti alla porta. La conclusione. Allora, se non puoi battere il tuo avversario, lo puoi abbattere. E questa è il... da questa indicazione. Il proverbio di oggi. Ancora il Caprone nel destro. E poi ancora. Punta ancora una volta le ginocchia di Frene e le colpisce. Sicuramente la maglia arancione attira un po'. E infatti è una vera e propria sculacciata in atto. Ancora una volta il destro. La porta Gab non è Frene, è quella piccolina in basso. Vediamo il Gabrone che... Gabrone fa il coccodrillo. Poi il destro, prova, attenzione, un salvataggio incredibile. Poi tunnel, attenzione. Poi cade a terra rovinosamente. Sempre 3-0, né bracci nemmeno per K. Se ne è proprio un fallo. Omietto da bordo campo, a te Omietto. Attenzione, Gabrone, proprio lui con la palla a centrocampo, tenta il dribbling, è proprio rete, Frene 4-0, poker. Gli manca un gol per vincere questa partita, il Gabrone deve fare un miracolo. Ancora il Gabrone, ancora una volta sulle chiappe di Frene, è solo rete, 5-0, si stringono la mano, K vince. Dominio totale da parte di Frene che si porta a casa la qualificazione alla semifinale. Detto questo, passiamo dall'altra parte del tabellone e andiamo con lo scontro tra Murray e la Way. Facciamo entrare Bruno Longhi. Ancora una volta ben collegati dal Pirlas V Arena, è il secondo match del pallone d'oro di Twitch Italia. Lasagna è la mister di Murray e Omiatol per la Way TV. Al mio 3, 2, 1... È un inizio a moripalla nuoto quello tra la Way TV contro Murray.
Attenzione, grandissimo agonismo, e questi sono due pesi massimi, come si dice in questi casi. Prova subito Le Mancino, il cecchino di San Cesario. Va fuori l'arbitro. Attenzione, subito palleggi speffeggianti da parte di Laui, che prova un pallonetto. E Murray ci mette le piedone, pilota palla verso la metà campo, prova anche lui un numero. Giocata spettacolare, si usano le sponde, si usa il fisico. Attenzione Murray, il sinistro, e la palla che viene anticipata dalla Way. Il Mancino, mamma mia. Ancora la Way, si porta la palla sulla destra, poi Moon con il sinistro lo blocca. Ancora lui, il Murray, il numero 9 della sua squadra, ed è anche l'unico. Attenzione Murray, un gol straordinario, un gol fantastico di Murray, che sfrutta al meglio il Mancino. Il pareggio immediatamente la UE, che ritmi, che partita. 1-1, ricordiamo che a tre c'è l'intervallo. Lasagna sta pregando, Omiatol sta fumando, è tutto veramente incredibile qua. Boom, dei virghi qua. Prova ancora il Mancino, un gol straordinario, pazzesco, fortunoso, ma veramente veramente incredibile per Murray, che si è tolto i capelli e si è messo una parrucca bionda, visibilmente commosso da gol di Murray. Poi ancora sportività, nulla. Attenzione il Mancino, il salvataggio da parte. Mamma mia, Murray si vuole portare a casa il gol. Ancora, attenzione alla Way, il destro, ed è subito 2-2. Vediamo chi si porterà in vantaggio per questo intervallo molto importante a livello psicologico. Grazie Pierino da bordo campo. Attenzione, gol straordinario di La Way, che sfrutta l'indecisione delle gambe di Murray. Porco Giuda, si gioca. Oh. Quale basket, bro? Se inizi a demotivarti tu, è certo che ti fai far gol. Non so, demotivato, non si muovono. È tutta una questione mentale, Mon. Tu tifi Roma? No. E cosa tifi? Io gioco a basket. Io gioco a basket, sì, ragazzi. Sì. 3, 2, 1, let's go! Come da tradizione, quindi, chi è in svantaggio inizia il secondo tempo. Parte La Way! Un gol fantastico, ed è 4-2, e c'è un match point da giocarsi. Adesso si fa veramente dura per Murray, basta un solo gol subito ed è fuori dal pallone d'oro. Però attenzione, Murray! 4-3, la Way, ancora lui, passo deciso, attenzione! Ha provato un Mancino velocissimo, ancora una volta, il Mancino! 5! E la Way fa 5 ed elimina Murray. Ci sono gli applausi di tutta l'arena, è stata veramente una partita incredibile, e da Bruno Longhi è tutto. La Way passa al turno e affronterà uno tra il Pipega e Grimbaud. Ma adesso torniamo dalla parte del tabellone dove c'è Blur e andiamo con la sua prima partita per vedere chi affronterà Frene in semifinale. Ma prima del terzo match, ragazzi, breve pausa pranzo e poi ripartiamo con Blur contro il Penguin. Quest'oggi il pranzo ce l'ha offerto Alice Pizza, che è pizza romana al taglio dal 1990, e ogni giorno sforna oltre 60 tipi di pizza diversi, realizzati con materie prime fresche e scelte con cura, con oltre 180 pizzerie nel mondo. Grazie Alice Pizza, e adesso via col secondo match. Bang, io queste partite le ho già giocate, sono arrivato in finale, il tuo avversario è tosto. Sai già tutto, io non ti devo dire niente. Tu sei il re. Ma che tu che dovrei sapere? Non sai già tutto, tu sei bollente, niente, tu sei sexy, sei elegante. In che modo la sexaggine e l'eleganza gli permetterà di vincere? Sì. Allora, Giovincello, il tuo pronostico su questa partita, chi vincerà? Vedo molto favorito... come si chiama lui? Blur. Vedo molto favorito Blur. Penguin contro Blur, arbitro quando vuole lei. Andiamo! Si comincia con questo roventissimo terzo match del pallone d'oro di Twitch Italia. Attenzione Blur, il favorito. Difendi, chiudi sempre gli spazi della porta. Penguin rimane lì con lo sguardo, con i piedi, con le gambe, gliela deve prendere. Attenzione, primo tiro tentato da Blur. Occhio allora, Penguin che prova a tirare. Dai, bravo, bravo, ci sta, ci sta. Attenzione Penguin ancora che prova ad avanzare, inarrestabile. Bellissima giocata di tacca, attenzione, può provare il tiro, viene fermata l'ultimo da Blur, che riparte, attenzione, la può buttare dentro, 1-0! E abbiamo il primo gol di Blur in questa competizione, pallone d'oro di Twitch Italia, si riprende. Però attenzione, il Penguin che deve recuperare, sta sotto, ma Blur riprende già il pallone, bellissima giocata, cade per terra, bravo, scivola, non c'è fallo. Attenzione, ci prova, il Penguin! E gol! 1-1,
Allora vediamo se Blur accuserà il colpo o se riuscirà a destreggiarsi verso la vittoria, la qualificazione in semifinale contro Sonico Frene. Attenzione Blur, bravo, ci prova, vai, murato, vai, dal Penguin che prova a correre verso la porta. Approfittane. Penguin è partito carichissimo, mamma mia. Prova al tacco alla Pierino, ma la palla non entra. Ancora possesso da parte di Penguin. Che partita, signori. Occhio, che ho visto una trattenuta. Ma Blur la butta dentro. 2-1. Occhio allora al Penguin, vediamo se riuscirà a pareggiare di nuovo. Bellissima giocata con la sfonda, ma Blur non ci casca. Occhio però al Penguin, quasi gol. Ricordiamo, chi vince va in semifinale contro Frene. Prova scatto e tiro, scatto. Occhio e tiro, allora, scatto Penguin e tiro. Prova a scappare il Blur. Scatto e tiro! Mamma mia, che giocatore, che combattente e soprattutto che partita, 2-2. Secondo me questo si può vincere tranquillamente. È stanco, è stanco. Attenzione, il Penguin che fa stretching. Quasi! Sfortunato Blur in questa occasione. Inizia a camminare, evidentemente molto stanco. Mamma mia, attenzione, può provare la trappola. Gran gol! Lasso! E abbiamo il gol più bello del torneo fin qui. Blur per questo 3-2. Stiamo andando bene. Devi gestire le forze. Ah, già finite. No, ce n'hai ancora, fidati. Mi raccomando, le sponde più forti e più laterali, così ti arrivano perfettamente avanti. E poi da fuori, se lo spazio tira, lui anche lui ha tirato da fuori. Fatto le mani addosso, capito? Dai, dai. Attenzione, mi dissocio dalle mani addosso, naturalmente. E allora, riprendiamo con questo secondo tempo. E allora, attenzione. Occhio alla prova. Oh, tunnel di sponda, non era facile, soprattutto nei confronti di Blur. Attenzione, Penguin. Ancora. Deve trovare la via del gol, la via del pareggio, ma non la trova. Bellissime giocate, molto sinuose da parte di Blur. Mamma mia, che leggiadria che sta dimostrando questo giocatore. Occhio allora Blur, destro, sinistro, ci riprova di tacco, la palla non va. E Penguin la butta dentro, 3-3. Così è riaperta. E la riapre totalmente, tutto può succedere. 3-3, tensione alle stelle. Tutti e due stanno rischiando di uscire da questo torneo. Blur che la dà al Penguin. Scelta veramente incredibile. Scelta tattica. Si siede il Penguin. Partita veramente assurda e anomala. Attenzione, ne approfitta Blur e la butta dentro. Mamma mia, cosa che ho visto, Kabel. Giocata incredibile. Gol valido, gol convalidato, 4-3. Attenzione Blu, cosa sta succedendo? No, Penguin, no! Ma che succede? Finale veramente inaspettato, ragazzi. Che porcheria è? Cos'è successo? Ma no, gioco io l'ultimo gol contro di lui. Così confuso da colpirsi da solo il Penguin. Cos'è successo? Ma è una porcheria, ma cosa ha fatto? Si è giocato la vittoria di Blu, ha fatto centro. Dai, Peng, vieni! Mi sa che abbiamo trovato la motivazione. Il Penguin si era giocato la vittoria di Blur. Blur passa in semifinale in modo inaspettato. E quindi in semifinale vedremo Blur contro Frene. Ma adesso andiamo col quarto scontro. Al pallone d'oro di YouTube Italia, Samuel giocava e tu allenavi. Ora vi siete invertiti. Samuel, a te la parola. Sì. Lo so che tu sei in ansia, però ti chiedo una cosa. Non sei in ansia. Hai un'ansia incredibile. Ti do i consigli che tu mi hai dato a me. A quel tempo, riserva le energie perché saranno importanti. Attenzione, non trollare. Conquistiamo questa vittoria che è importante. Sì, ma non limonatevi. No, c'è la rete purtroppo. Eccoci qua, una buona sera da Massimo Marianella. Il quarto match è il PP contro Grimbaud. Si parte con il in giallo Grimbaud. In rosa invece il PP che conquista subito il primo pallone del match. Dai. Green, l'unico giocatore con la maglia gialla di questo torneo, è meraviglioso, infatti il colore che rappresenta questa maglia per lui. Spalla alla porta, prova a girarsi come il legno. Sguardo sul pallone per entrambi i giocatori. Ancora Grimbaud, stavolta riesce a riconquistare il pallone. Gioca un colpo di tacco estemporaneo e poi c'è il vantaggio del Pipega. Golazzo del Pipega, attenzione. E il mister del Pipega contentissimo di questo inizio. Ancora Green. Un gol meraviglioso, il numero 9 dei gialli. 1-1. Va ancora il Pipega. C'è anche del laser negli occhi. E poi sei dentro il Pipega. Il mancino magico non perdona. 2-1, di nuovo avanti il Pipega. Bravo, portalo sul sinistro. Bravo, ora calma,
proprio gol incredibile, attenzione, e Beppega! Dai, sei più bello! Non mi fai sbagliare questi gol! Oh! Samuele imbufalito, poi ci prova ancora! Non mi fai fare sbagliare! Dai! Elastico da pubblicità Nike. Quanti autogol? La Rabona. Jody dà delle indicazioni abbastanza strane. Forse c'è aria di esonero qua in casa Grembote. Prova il Pepega, si gira. Meraviglioso il sinistro. 3-1. Pausa. Posso dirti, adesso non si parla, cioè se ormai è andata, però tu... Ma è andata, no, cioè grande, l'allenatore migliore del mondo. Però tipo faceva, stretching, tu non hai fatto stretching. Cioè era là così con i suoi calzettini di Twitch a fare tutto così, tu non l'hai fatto. Ah, vincerà per quello? Niente, no, Pippen ha vinto perché ha fatto stretching. Pensa di averlo fatto stretching. Pensa di averlo, cosa Kant? Pensare è potere. Vabbè, allora. Sale l'attaccante principe della sua squadra, Grembaud. Ora, ora, aggressivo! E che pega! Bravo! La butta dentro! Bravo! 4 a 1! Grembaud sta vedendo la fine. Jody invece già pensa alle vacanze. Guardate la posizione che ha il mister. Non ti preoccupare. Ora pressa, ora pressa, ora pressa, ora pressa! No, anche tu! Attenzione, gol meraviglioso di Grembaud! E allora si riparte dal 4 a 2 per il Pippega. Deve chiuderla. Cerca il varco, poi Grembaud prova a riconquistare il pallone. Non vuole finire. Poi Pippega! Eccola qui! Sancisce qua il... Qualificazione da parte del Pippega alle semifinali e sarà l'away contro il Pippega. Meraviglioso. Ringraziamento direi al telecronista, ragazzi. Ecco qua, in realtà finalmente non c'era veramente Compagnoni, Borghi e Marianella, ma qualcuno che li sa imitare. E tutti non c'era quanti. Nemmeno Pierino, ero io che lo facevo. E quindi sarai tu il telecronista delle semifinali della finale. Facciamo un fritto misto di telecronisti per le semifinali. E quindi questi saranno gli accoppiamenti delle semifinali del Pallone d'Oro di Twitch Italia. Da una parte abbiamo i due amici Blur contro Frene, dall'altra abbiamo Pippo contro la Way, i due outsider di questo torneo. E allora ragazzi, chi vincerà questo incredibile Pallone d'Oro? Lo scopriremo nei prossimi video. Let's go! Possiamo scrivere la storia. Puoi scrivere la storia. Siamo a un passo. Non gli puoi lasciare la finale. Incredibile, sta succedendo di tutto. Poi Blur ancora. Doppio passo, se ne va Pippega. Ma che salvataggio ha fatto la Way? Attenzione. Che succede? Entriamo in campo.